Domenica prossima, 3 marzo, primarie del Partito Democratico per eleggere il segretario nazionale ad Ispica Vivota presso la sezione del Circolo Kennedy. La domanda che ci siamo posti è una sola: perché andare a votare alle primarie del Partito Democratico? E lo abbiamo chiesto al capogruppo del Partito Democratico al Consiglio Comunale di Ispica, Gianni Stornello. Perché siamo amanti della democrazia ed è agli amanti della democrazia che noi ci rivolgiamo, proprio in un periodo nel quale, la democrazia, i principi democratici, certi valori che sembravano, insuperabili, sono, in modo, perverso messi in discussione. Il governo nazionale, che è un governo che sta cominciando anche sul piano del consenso, lo abbiamo visto sia in Abruzzo che in Sardegna, a mostrare le prime crepe, le prime flessioni, si fonda sull'odio dell'altro, del diverso, o addirittura sulla costruzione di un odio quasi fittizio nei confronti degli altri, siano gli immigrati, siano l'Unione Europea, siano le banche, siano addirittura stati amici come la Francia, o meglio, che dovrebbero essere amici come la Francia. Oppure si fonda sulla inconsistenza politica, sul vuoto formativo, perché non è vero che è vecchio pensare a fare politica con la formazione. La formazione politica è un fatto importante. Poi si può fare formazione in vari modi. Una volta c'erano le scuole di partito, oggi ci può essere anche l'attività nelle sedi istituzionali degli enti locali, ci può essere l'attività di volontariato, ci possono essere lavori nel campo delle professioni, un minimo di preparazione è richiesta e lo stiamo vedendo con il pressappochismo di molti esponenti del governo nazionale. Ebbene, la restituzione del proprio ruolo alla politica è l'obiettivo del Partito Democratico. Diciamolo, il Partito Democratico ha commesso degli errori, ha pagato, e in politica si paga dal punto di vista elettorale. Dopodiché è pronto per ripartire. E ancora una volta porto ad esempio le elezioni regionali dell'Abruzzo e della Sardegna. Ci si aspettava un Partito Democratico scomparso, ridotto al lumicino, e invece il Partito Democratico, e aggiungo il centro-sinistra, un centro-sinistra plurale, allargato, forte, c'è. C'è. Addirittura in Sardegna, a causa di una parcellizzazione delle forze politiche, il Partito Democratico, solo il Partito Democratico, è il primo partito. Per cui, non considerando le coalizioni, ovviamente. Per cui, gli elementi dai quali ripartire ci sono tutti. Dobbiamo considerare che il Partito Democratico, praticamente per un anno, non ha avuto un segretario, non ha avuto una linea politica ben chiara e definita. E con le primarie del 3 marzo noi siamo chiamati a dare questa testa al corpo del partito, una testa che imprima la linea politica, che sia una linea politica che si richiami ai valori del progressismo moderno. Il Partito Democratico è un partito grande perché sono grandi i suoi confini nello scacchiere politico. Va dall'area moderata fino alla sinistra post-marxista e democratica. Coinvolge il volontariato sociale e l'ambientalismo. È sicuramente una forza politica che deve adeguarsi ai tempi, ma che è necessaria. Poco fa
Qualche giorno fa parlavo con un amico e mi diceva proprio questo: la scelta del Partito Democratico e la scelta di votare alle primarie del Partito Democratico è necessaria perché il Partito Democratico è l'unico che fa politica, non politica in senso becero come occupazione del potere, come quelli che noi chiamiamo traccheggi così della politica, ma politica come raccordo con la gente, elaborazione programmatica, confronto democratico costante e poi rappresentanza ai livelli istituzionali. Ecco il punto. Il confronto democratico, un partito che fa scegliere ai militanti e non solo agli iscritti, perché giorno 3 possono votare sia gli iscritti che anche quelli che non sono iscritti, che non hanno la tessera del partito, ma che hanno a cuore le esigenze del Partito Democratico e della politica con la P maiuscola in Italia. Ebbene, tutto questo è importante per dare un segnale di vitalità, come hanno fatto del resto gli elettori in Abruzzo e in Sardegna. Mi pare importante dare qualche suggerimento di natura tecnica per quanto riguarda queste elezioni primarie. Poco fa ho detto che non sono chiamati a votare solo gli iscritti, quelli hanno votato già nei congressi di circolo, nei quali i candidati, come ricorderete, da 6 furono portati a 3. E sono Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti. Sono 3 candidati di tutto rispetto e che incarnano, possiamo dirlo, anime diverse del partito, perché il Partito Democratico è così, non è un monolite, è un partito che si fonda sulle diversità, quelle diversità di cui parlavo prima. Dopodiché, gli elettori, i militanti, quelli che hanno a simpatia il Partito Democratico e ce ne sono chiamati a scegliere il segretario. Si può votare ad Ispica, si vota nella sede del nostro circolo, del circolo Kennedy di Via Mazzini 34, angolo Via Duca degli Abruzzi. Si vota ininterrottamente dalle 8 del mattino alle 20 di sera. Basta portare la carta d'identità, la tessera d'identità e lasciare un contributo di 2 euro, che sono i 2 euro che si sono sempre chiesti per le primarie, per autofinanziare le primarie stesse. Un'ultima annotazione la voglio fare per l'importanza ispicese delle primarie. L'importanza ispicese è quella di raccordare questo partito che ha responsabilità amministrative, non lo dimentichiamo, sostiene l'amministrazione, è presente in amministrazione, è maggioranza relativa in consiglio comunale, quindi ha delle responsabilità questo partito. Ecco, è importante a un anno dalle elezioni amministrative chiamare a raccolta i militanti, gli elettori in genere, per dare un segnale chiaro di vicinanza a questo partito. Questo partito che ad Ispica ha preso responsabilità di governo dopo anni di malgoverno, con una situazione amministrativa, non mi stancherò mai di dirlo, di dissesto che non è. E non era solo finanziario, ma era un dissesto a 360 gradi che riguardava e riguarda il comune. E ripartire da queste situazioni, credetemi, lo dico da consigliere comunale, lo dico da capogruppo del Partito Democratico, non era e non è cosa facile. Ebbene, queste responsabilità richiedono la solidarietà della città. Richiedono la solidarietà dei militanti, degli elettori, dei simpatizzanti del partito, oltre che ovviamente quella degli iscritti. E facciamo appello a tutti loro,
per venire a votare domenica alle primarie, anche per dare un senso locale a questo test elettorale. Poi si potrà votare come si vuole, ognuno di noi ha le sue idee, ognuno di noi ha il suo orientamento, ma la cosa importante è la partecipazione, dimostrare con i fatti e con l'afflusso nel seggio elettorale che il Partito Democratico è credibile, è responsabile ed è vivo. Grazie anticipate. Ringrazio Gianni Stornello, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.